Quest'uomo dice che ha visto un disco volante. Sarà vero? Non ci interessa. Il cielo di Roma sembra facile ai prodigi. Là sotto sulla anche l'imperatore Costantino. È sua visione. Si è spostato sulla sinistra, poi di nuovo verso destra. Sembrava, in altre parole, che stesse facendo una ricognizione proprio in questa zona. Dopo alcuni minuti di questo carosello, il disco si è poi spostato sulla città ed è sparito in direzione di San Giovanni. Ma lei quindi l'ha visto per parecchio tempo? L'apparizione del disco è durata perlomeno un 8-9 minuti, al punto che io ho avuto tempo di andare nel mio appartamento di sotto, prendere la macchina da presa 16 mm e girarne una bobina da 30 metri. Ed è questa? Questa è la bobina che io ho girato in quell'occasione. E le dico senz'altro che si tratta di un elemento piuttosto raro, perché sono già stati fatti altri film sui dischi volanti, ma non sono mai entrati in circolazione, probabilmente perché le autorità li hanno presi. Quali autorità? Le autorità americane, si dice, le hanno presi e li custodiscono gelosamente. Questo sarebbe il primo, non soltanto come importanza, ma soprattutto anche come immagine, perché il disco si vede benissimo. Vuol vederne qualche immagine? Sì. Ecco, per esempio... Vede, questo punto qui è il punto d'inizio in cui il disco era proprio sulla verticale dell'osservatorio. Ma guardi, adesso lo vediamo, adesso lo proietto. Cosa comporta questa certezza per lei, per gli uomini? Per gli uomini la certezza dell'esistenza dei dischi volanti può comportare sicuramente una speranza nell'avvenire, perché possiamo essere sicuri che la presenza di questi fratelli maggiori che ci sorvegliano dall'alto potranno essere loro che fermeranno la mano incauta dei nostri scienziati qualora non riescano più a governare le loro esperienze e rischino di scatenare un cataclisma nucleare.